Rimaniamo sempre sul tema dell'abolizione dell'IMU e sulla service tax. I comuni e quindi anche i sindaci temono ancora una volta di essere quelli che alla fine pagano il conto. Abbiamo sentito due primi cittadini, quello di Merate Andrea Robbiani e quello di Ponteranica Cristiano Aldegani. Andrea Robbiani, sindaco di Merate, anche a lei. Allora, dal 2014 scatta la service tax, cosa cambia per i comuni? Ma in questo momento non si capisce nulla, nel senso che non sono stabiliti ancora i parametri, per cui è abbastanza, come dire, difficile capire quello che succederà. Già è difficile capirlo oggi perché attualmente non sono ancora usciti i parametri di virtuosità da parte del Ministero, né si conoscono con certezza i trasferimenti. I nostri enti oggi sono bloccati di fatto, tant'è vero che il bilancio adesso, l'approvazione per il 2013 è posticipata a novembre, quindi siamo in una situazione veramente folle. Quello che accadrà nel 2014 non è ancora chiaro. Di sicuro i cittadini, quello che non hanno pagato quest'anno, lo pagheranno l'anno prossimo, probabilmente con degli interessi superiori, perché chiaramente ci saranno degli ammanchi tali per cui in qualche modo sarà una partita di giro, quindi ancora una volta ricadrà sui comuni il ruolo di gabellieri del sistema. C'è molta preoccupazione da parte delle imprese perché a loro non è stato fatto nessuno sconto. Nell'ultimo momento si è deciso di ritirare la deducibilità per le imprese. Beh, evidentemente da una parte all'altra bisognava tirare la coperta. Io spero, mi auguro che si riesca per le imprese ad abbattere l'IRAP nei prossimi mesi, nel prossimo anno, perché evidentemente quello che non riesce a fare il governo lo potrà fare la regione. Però si parla proprio di un rischio di un aumento dell'IRAP, dell'IRES, per esempio anche delle accise. Ma il problema è che se si continua ad aumentare la pressione fiscale diminuiscono i consumi, quindi in qualche modo le aziende da un lato sono meno competitive e non riescono a vendere perché nessuno può comprare perché non ci sono soldi in circolazione. Questa è un'analisi di mercato molto semplice ma è basilare. Al governo non l'hanno ancora capita questa cosa, per cui finché non la capiranno, ma credo che non la capiranno, la situazione sarà sempre in peggioramento. Cristiano Aldegani, sindaco di Ponteranica, anche a lei chiedo un commento sulla service tax, se secondo lei effettivamente si pagherà meno oppure no? Me lo auguro, ma purtroppo non ci credo. Non ho mai visto una tassa che viene tolta come l'IMU e viene sostituita da un'altra e con un risparmio per i cittadini. Speriamo che sia così, ma ho dei forti dubbi. Ecco, i bilanci, adesso ci sarà la possibilità di farli entro il 30 novembre, c'è stato un posticipo, no? Questo in qualche modo vi avvantaggia oppure non cambia più di tanto, un mese più o meno? Ma la situazione dei comuni, come avranno già detto altri colleghi, è veramente disastrosa. Siamo veramente in prima linea, dobbiamo cercare di fronteggiare le giuste richieste che arrivano dai cittadini, ma purtroppo abbiamo i soldi bloccati a Roma, abbiamo il patto di stabilità che ci vincola, quindi è sempre molto più duro andare avanti e fare i sindaci. Però ovviamente come sindaci della Lega ce la mettiamo tutta. Il suo comune in particolar modo, quali sono state le difficoltà che si è dovuto, diciamo, affrontare a causa del patto di stabilità? Cos'è che ha dovuto rinunciare? Ma abbiamo dovuto aumentare di un punto e mezzo la tassa sulla casa, sulle seconde case, proprio per mantenere i servizi sociali, quindi per le persone disabili e per i nostri anziani. Questo purtroppo è la situazione in cui dobbiamo fare gli esattori per conto di Roma.